No, ringrazio lei. Sono felicissima. È un grandissimo nome, Presidente. Grazie di essere venuto. Per noi è tutto. Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno, buon cammino Presidente. Buongiorno Presidente, buongiorno. Presidente, bravo. Presidente, grazie. Vogliamo dare una chiara risposta per tutti i siciliani che lavorano e comunque risiedono nel nord Italia. Oggi siamo qui in una data storica per la Sicilia perché presentiamo una grande novità che è il collegamento, soprattutto partiremo per il periodo di feste, quindi partirà il 21 dicembre con un ritorno dalla Sicilia il 5 gennaio, un collegamento tra il nord Italia e la Sicilia. Ci saranno 10 tappe lungo la Sicilia, partirà il 21 dicembre da Torino, poi via via Novara, Milano e scenderà verso Messina. Su Messina ci saranno 2 diramazioni per portare i viaggiatori lungo il nord, la costa nord della Sicilia, per Palermo e poi dal sud da Catania e Siracusa. Accolgo con grande soddisfazione la decisione di Aeroitalia di confermare la regolare programmazione dei voli da e per l'aeroporto di Comiso, frutto di un costruttivo confronto con la SAC, società di gestione dello scalo ragusano. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per garantire la mobilità dei cittadini e per sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio ragusano. Desidero esprimere il mio apprezzamento ad Aeroitalia per l'ulteriore impegno dimostrato nei confronti di quel territorio, che forse non da tutti è stato compreso. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. L'aeroporto di Comiso, prosegue il governatore siciliano, è una risorsa strategica per la Sicilia e il mio governo sta lavorando con determinazione per rafforzare il sistema aeroportuale del sud-est siciliano. Proprio di recente abbiamo approvato un finanziamento di 3 milioni di euro, con l'obiettivo di incrementare il traffico passeggeri e di rafforzare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale. Questo impegno si aggiunge ai circa 50 milioni di euro stanziati nell'accordo di coesione per un ulteriore potenziamento della struttura con la creazione di un'area cargo, a supporto delle rinomate produzioni agroalimentari e florovivaistiche di quell'area, e per le opere infrastrutturali viarie a servizio dell'aeroporto. Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. La Polizia di Stato, con la compartecipazione degli organi giudiziari e di polizia di molti paesi europei, e il coordinamento di Eurojust ed Europol, ha eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro su obiettivi e soggetti presenti in quasi tutta Europa. Si tratta della più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva mai condotta in ambito italiano e internazionale. Oltre 270 operatori della Polizia Postale, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane,
14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania, Croazia e Cina, nei confronti di 102 persone. È stata smantellata una complessa, estesa e capillare infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali, in ambito nazionale ed internazionale. In sostanza, con un sofisticato sistema informatico, quello delle IPTV illegali, venivano illegalmente capatati e rivenduti i palinsesti live ed i contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive nazionali ed internazionali, quali Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount, Disney Plus. Sono stati sequestrati oltre 2.500 canali illegali e server che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa, con i quali i presunti frodatori hanno realizzato un giro illegale di affari di oltre 250 milioni di euro mensili. Ancora due arresti di spacciatori di droga, quelli operati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, che a seguito di un blitz li hanno sorpresi in piena flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'obiettivo stavolta era un magazzino sito alle spalle di un complesso condominiale di Via del Maggiolino. Lì infatti i pushers avrebbero gestito una sorta di vero e proprio punto vendita di droga al riparo da occhi indiscreti, protetto da due porte d'accesso e, soprattutto, dall'occhio vigile di un sofisticato sistema di videosorveglianza per tutelarsi da sgradite sorprese delle forze dell'ordine. Intorno alle 17 pertanto, constatata la continua affluenza di persone in quel locale, i carabinieri hanno sfruttato il momento propizio rappresentato dall'ingresso dell'ennesimo acquirente, a cui si è accodato un militare superando così il primo cancello e poi il secondo, quest'ultimo comandato dal minorenne che si occupava del filtraggio dei clienti. A questo punto, però, il militare ha consentito l'ingresso dei colleghi e quindi sorpreso anche lo spacciatore 29enne che, in quel momento, stava visionando la TV con le immagini delle telecamere. Quest'ultimo ha invano tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 4 grammi di cocaina, mentre su un tavolo i militari hanno trovato ulteriori involucri, al cui interno hanno rinvenuto 6 grammi di crack, 60 grammi di marijuana, la somma di 165 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e il necessario materiale per il confezionamento della droga per la vendita al dettaglio. Il 29enne è stato sottoposto ai domiciliari mentre il 17enne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Via Franchetti. Tecnicamente e tatticamente a livello di pensiero è stata giusta, probabilmente poi però in campo non si è concretizzato. Ma in questo momento devi dare delle priorità. Abbiamo fatto una scelta comune con la società di dare priorità al campionato e vedere il materiale che avevamo a disposizione nei nostri giovani. Deve essere un motivo d'orgoglio vedere tanti giovani oggi indossare per la prima volta la maglia del Catania, giocare in questo stadio glorioso. Fa parte di un percorso di crescita, questa partita per i ragazzi servirà tanto nel loro percorso di crescita. Fino al primo tempo hanno tenuto bene, i ragazzi hanno retto mentalmente anche dal punto di vista fisico, l'impatto con una squadra di livello che è venuta qua per passare il turno, chiaramente. Quindi adesso ributtiamoci in campionato perché la priorità è quella. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 28 novembre di Globus Television. Giovedì, alta pressione sulla regione e giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 23 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni. Thank you.